Radio Radicale, siamo con il senatore Briziarelli della Lega per parlare del decreto terremoti che è stato approvato, è stato uno degli ultimi provvedimenti del governo Gentiloni e che adesso viene esaminato dalla Commissione speciale per gli atti del governo. Allora, quali sono le sue valutazioni su questo decreto? Allora, è un decreto che si occupa di proroghe di scadenze e che tipo di valutazione avete fatto sull'opera che è stata svolta finora dal precedente governo e dai quattro commissari delle regioni interessate al terremoto? La premessa, la commissione è ancora in corso, abbiamo scelto di procedere a delle audizioni importanti perché sono decine i soggetti che sono stati auditi e saranno auditi fino a questa sera, quindi le valutazioni saranno ovviamente successive. Quello che possiamo dire fin d'ora è che siamo di fronte a una scelta, da un lato quella di convertire il decreto tout court e allo stato attuale il decreto tiene conto solo di alcune delle necessità delle zone terremotate, l'altro quello di procedere a una conversione con delle modifiche che richiederebbero ovviamente dei tempi anche più lunghi di approfondimento, ma che sono oramai indifferibili per le esigenze e le richieste pressanti che arrivano dalle regioni colpite dal terremoto, sia dai soggetti pubblici che privati, dalle associazioni di categoria, dai cittadini, dagli stessi amministratori. Questo è il bivio che al termine delle audizioni si porrà di fronte alla Commissione. L'intervento strutturale sulle emergenze del terremoto dovrà essere fatto nella prossima legge di bilancio. Le scadenze che dovete affrontare non superano il 31 dicembre del 2018. Ripeto, da un lato la conversione delle misure già previste, ad esempio l'allungamento, questa è una richiesta che era venuta fra gli altri dalla Lega in particolare a 60 mesi per la rateizzazione a busta pesante, quindi questo è uno dei, per citarne uno dei più importanti provvedimenti che già sono nel decreto, nell'attuale versione, ovviamente su quello c'è piena condivisione, ma c'è la possibilità, a prescindere dagli emendamenti che richiedono copertura di spesa, di affrontare con emendamenti che non richiedono copertura di spesa comunque degli aspetti fondamentali, improcrastinabili dal punto di vista di numerosi dei componenti, della Commissione, quindi questo sarà l'obiettivo. Prevedere o meno degli emendamenti al decreto andando ad incidere su altri aspetti oltre a quelli fiscali. Ricordo che il decreto parla di ulteriori interventi a favore delle popolazioni delle regioni colpite dal terremoto, quindi non necessariamente solo di natura fiscale, ci sarebbe comunque omogeneità all'interno del decreto se si dovessero comunque inserire dei provvedimenti di natura non fiscale, perché il decreto comunque parla di interventi ulteriori a favore delle popolazioni colpite dal sisma, quindi non solo gli interventi necessariamente di natura fiscale, potrebbero essere interventi di ulteriore semplificazione delle procedure, interventi chiarificatori su alcuni aspetti di natura edilizia e urbanistica, quindi c'è questa possibilità. Ovviamente i tempi sono ristretti. Qualora dovessimo scegliere di procedere in questa direzione, lo faremmo per venire incontro a delle esigenze da parte, delle popolazioni che da troppo tempo aspettano e che non hanno avuto risposta, ovviamente partendo anche dalle bozze, e dalle relazioni, già, prodotte, ma che di fatto non sono state poi portate avanti e inserite nel decreto, nella forma che è stata adottata, dal governo Gentiloni. A che punto siamo? Non dico la ricostruzione che non è nemmeno iniziata, ma almeno per la rimozione delle macerie del terremoto. Ecco, arrivare almeno a questo punto quanto è stato difficile? In questo momento è in corso l'audizione dei sindaci, il prossimo blocco di audizioni del pomeriggio riguarderà proprio il commissario De Micheli e i responsabili per le quattro regioni, quindi un quadro completo lo avremo, lo stiamo già avendo dai sindaci, ma l'avremo nel prossimo blocco di audizioni.
riunioni che si svolgerà nelle prossime 2 ore, proprio anche ascoltando da un lato il commissario in carica De Micheli e i rappresentanti istituzionali delle 4 regioni, quindi un quadro completo lo avremo di fatto ufficialmente questa sera. Poi è evidente che tutti noi parlamentari abbiamo visitato più volte le zone terremotate, recentemente anche con il Premier Conte, ma il quadro formale ufficiale ce l'avremo al termine delle audizioni. Ultima domanda, ha fatto bene Conte, il Premier Conte, a non fare promesse? Ha fatto bene ad andare a non fare promesse e a rispettare un impegno che aveva assunto anche al termine della presentazione del discorso al Senato. Ricordo che il pensiero finale in quell'intervento fu proprio per le popolazioni colpite dal terremoto, e quindi era non solo un saluto formale, ma la sua visita ha dimostrato che era un impegno reale, personale, ancor prima che istituzionale, che il Premier ha voluto onorare e facendolo con una appunto vicinanza umana e personale prima che di promesse o impegni da prendere e attuare. La ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio il senatore Briziarelli della Lega.